Amici di Directa Sport, ancora un appuntamento con le finali territoriali della FIPAV Cagliari. Dopo la finale Under 19 maschile, vi abbiamo raccontato a Guspini, oggi siamo in diretta dal Palacus di Cagliari, la voce di Roberto Carta, le immagini di Francesca Sini per la finale Under 15 maschile della FIPAV Cagliari. Tra il Cus Cagliari, padrone di casa, e l'Audax Sandalion, squadre già pronte con la prima battuta che sarà per Lorenzo Carboni, maglia numero 23 della formazione ospite, Daniele Simone Ugno, Alessandro Andreghetti, Alberto Porru, Maxim Morgera. Arriva subito intanto il primo punto per l'Audax Sandalion, che è l'ace proprio per la squadra allenata da Filippo Serra. Stavano dicendo i giocatori a disposizione dell'Audax: Marco Stefano Piludeo, Manuel Bamidele, Filippo Mutas, Francesco Patteri, Michele Picciau, Federico Paulis, oltre a Lorenzo Carboni al servizio per la seconda volta per iniziare questa partita. Qui il tentativo di pallonetto invece è di Piludu, la risposta da parte del Cus allenato da Luca Melis. Altro punto per l'Audax sull'errore in attacco del Cus. A disposizione Domenico Pettinau, Alessio Natteri, Niccolò Murda, Marco Sanna, Michele Manca, Ludovico Pirina, Andrea Pianta, Francesco Mameli, Marco Pugedu, Niccolò Vargio, Stefano Magie, Simone Italiano. Qui l'azione fiscata contro il Cus. E terzo punto per l'Audax Sandalion. Sentite il caldissimo pubblico qui alla Palacus Saduchessa di Cagliari. Attivo del libero Mameli, che è anche il capitano del Cus, per salvare dopo l'errore di ricezione di un compagno. Qui stavolta è buono il bagger di Manca. Palla alzata per l'attacco provato sotto rete da Italiano. Errore di comunicazione per l'Audax. Arriva il primo punto allora di questa partita per il Cus Cagliari, allenato da Luca Melis, come detto, vice allenatore Riccardo Tagliazzucchi, dirigente accompagnatore Riccardo Tonello, allenatore dell'Audax Filippo Serra, dirigente accompagnatrice Luisa Serra. Qui palla alzata per il buon attacco di Marco Stefano Piludu, diagonale in campo per il 4-1 iniziale per l'Audax Sandalion. Pubblico rumorosissimo oggi, caldo, ace, un altro ace per l'Audax, tutto a complimentarsi con Ogno. 5-1 Audax, abitué delle finali territoriali anche nella scorsa stagione. Abbiamo raccontato le imprese dei ragazzi allenati da Filippo Serra in svariate categorie. Stanno conferma la tradizione a livello giovanile. La palla è fuori, passa dall'esterno della rete nell'altra metà campo. Allora 6-1 Audax, segnalazione arrivata dal secondo arbitro Giovanni Piras, il primo arbitro è Alessio Angioni. Altro turno a servizio per Ogno, ricezione di Mameli, poi il pallone alzato per l'attacco insente stavolta di Manca. Secondo punto per il Cus Cagliari, il primo che arriva su un attacco costruito. Adesso il turno al servizio è per Mario Pugedu, numero 24 per buona ricezione per l'Audax, il pallone alzato, il tentativo di pallonetto lungo che non sorprende il Cus. Punto per la squadra di casa, e prova a rientrare sul 6-3 adesso. Ricezione di Carboni, inutile il tentativo di Bamidele per salvare
l'ace firmato da Mario Puseddu. Il bagger che manda il pallone direttamente dall'altra parte, cerca allora il l'attacco al primo tocco sotto rete Niccolò Varzu. Errore però da parte del giocatore del CUS. Il punteggio che va sul 7-4 adesso. Impreciso Francesco Patteri che va lungo al servizio. 7-5, CUS sul meno 1 adesso. Di Ogno, poi il pallone è alzato, Vagnarelli deve andare dall'altra parte con il bagger corto, però 7-6 il CUS accorcia ancora, non è italiano il servizio. Sezione di Carboni, altro bagger di Bamidele. Carboni non riesce nel miracolo. 7-7, altro punto per il CUS. In difficoltà adesso l'Audax, che aveva iniziato bene la partita. Per continuo a farsi sentire il pubblico del Palacus. L'attacco portato da Paulis per il nuovo vantaggio Audax. 8-7. Palla alzata da Nateri, l'attacco portato da Manca. Ancora Nateri, palleggiatore per Manca. Problemi ancora per l'Audax a gestire. Fase di ricezione questi palloni. Altro bagger corto, 8-8. Palla che resta lì sotto rete, il CUS non interviene, nuovo vantaggio Audax sul 9-8. Turno al servizio per Federico Paulis con Lorenzo Carboni, Francesco Patteri, Emanuele Bamidele, Marco Piludu e Daniele Ogno, lo starting six della formazione allenata da Filippo Serra per questa finale territoriale. Dall'altra parte Nateri che qui alza il pallone per il pallonetto di Andrea Pianta, Michele Manca, Mario Puseddu, Niccolò Varzu, Simone Italiano con il libero Francesco Mameli. Invece lo starting six del CUS Cagliari allenato da Luca Melis. Nuova parità sul 9-9, adesso si gioca punto a punto. Giocata vincente di Lorenzo Carboni, nuovo vantaggio per l'Audax con Emanuele Bamidele adesso al servizio. Il classe 2008 in maglia numero 19. Tanti cambi punto in questa fase della gara. Ne arriva un altro perché c'è l'errore con il diagonale out di Bamidele. 10-10, altra parità per il CUS che aveva iniziato con più di qualche difficoltà questa finale, il primo set contro l'Audax. Adesso però sta riuscendo a rispondere colpo dopo colpo e adesso trova anche il primo vantaggio della partita sull'11-10 su un altro errore dell'Audax Sandalion. Al servizio il palleggiatore del CUS, il pallone mandato con due mani dall'altra parte da Carboni,
Il poltà per il Cus che riesce a mandare con Italiano il pallone dall'altra parte. Poi qui buono l'attacco portato avanti da Carboni. Alla fine il Cus riesce in ricezione a controllare ma non a rimandare il pallone dall'altra parte. Parità, quota 11 adesso. Carboni al servizio, ricezione del libero Mameli, altro bagger con pianta che deve andare dall'altra parte. Il pallone alzato per Piludu, Buracco, nuovo vantaggio occulto sul 12-11. All'alzata ancora per Piludu, pallonetto out, più due adesso per il Cus. Servizio per pianta, ripetizione di Piludu, il pallone alzato nuovamente per il numero 18, mani fuori del muro, 13-12, riprova il punto del servizio all'Audax. Al servizio, altro errore però in battuta per l'Audax Sandalion, 14-12. Carboni bagger altissimo ma non tocca il soffitto del Palacus, poi la possibilità per attaccare, pallonetto portato molto bene da Francesco Patteri, 14-13, torna sul meno 1 l'Audax. Proprio con Patteri qui palleggia a due mani, diventa il pallonetto più velenoso possibile per la difesa del Cus. Va al servizio il numero 22, il bagger di Ogno, palla alzata, cercato molto Piludu in questa fase della partita, sporca il pallone Mamidele, possibilità ancora per Piludu. Un po' controtempo, riesce a mandare il pallone dall'altra parte, altra deviazione del muro che è smorta, il tentativo di schiacciata del Cus, mani fuori del muro con Marco Piludu, parità a quota 14, l'ha condotto l'Audax la prima fase di set, il Cus è riuscito a portarsi sul più 2, adesso però è tornata l'Audax Sandalion 14-14. Patteri al servizio, qui errore in ricezione con un bagger, Nateri manda il pallone però dall'altra parte, possibilità ancora per Piludu, le mani del muro, deve essere Mameli a mandare il pallone dall'altra parte, un semplice bagger, cioè il libero, questo sport lo ricordiamo, non può attaccare, tanto basta però per portare il punto al Cus, proprio perché l'Audax, un errore di comunicazione, lascia cadere il pallone a terra. Tanto cambio in casa Cus, fuori Italiano, dentro Stefano Magia, la maglia numero 58. Andrà lui a battere il servizio. Lo sbaglia però, nuova parità, quota 15. Altro cambio punto. Marco Piludu al servizio, uno dei più attivi, fase d'attacco, uno più ricercati dal palleggiatore, qui il palleggiatore invece lo fa Magia dall'altra parte, c'è però un'invasione fischiata contro l'Audax. Ancora avanti il Cus, 16-15, altro cambio punto che le manca al servizio.
Ace di Manca, l'errore in bagger di Ugno, torna sul più 2 Cus, 17-15. Manca bagger altissimo di Piludu, altro bagger alto, poi Ogno dovrebbe essere lui a fare il bagger più alto di tutti per mandare il pallone dall'altra parte, invece è basso, vale il più 3 del Cus, questo errore in fase di recessione, e chiama allora il timeout panchina dell'Audax. Terminato il timeout chiamato da Filippo Serra, momento di massima difficoltà nel set per la sua squadra. Ha iniziato benissimo questa partita, anche con un 4-0 iniziale. 5-1, 6-1, poi piano piano il Cus è rientrato. E adesso sul più 3, massimo vantaggio per la formazione di casa. Qui buono il palleggio per l'attacco di Nateri, che prima dell'ingresso di Magia stava facendo il palleggiatore. Sì. Il punto è ancora del Cus, più 4, 19-15, cerca la fuga. Adesso la squadra allenata da Luca Melis. Cagliari è ospita questa finale territoriale. Per il momento è avanti di 4, qui torna però a fare punti questo bel attacco, questa bella schiacciata l'Audax Sandalion, meno 3. Nateri, eccezione da parte di Piludu, poi l'attacco di Carbone. Il pallone sul nastro, ventesimo punto del Cus. Colovargiu adesso al servizio, Carboni, mani nel muro, qui nessuno la chiama del Cus, palla che resta tra Puget 2 e Pianta. Punto numero 17 per l'Audax. Questo errore di comunicazione. Buon servizio per Emanuel Mamidele. Ha sbagliato il primo, lo manda in campo dall'altra parte, poi palla sul nastro, bagger. Ma nel pallone dall'altra parte, qui può costruire un buon attacco l'Audax. Carboni però manda stavolta al diagonale out, 21-17 per il Cus, sempre avanti di 4. Portato ancora da Carboni, stavolta buono il diagonale centrale, salva tutto Manca, poi altra possibilità di attacco con il tentativo di Patteri, adesso Patteri in bagger per Carboni, in due su questo pallone, deve salvarlo Mameli, poi buon bagger di Magia, altra palla alzata sempre per Carboni, alla lunga e out ancora, 22-17. Buona l'idea di Lorenzo Carboni, però non trova il campo,
22-17 sul più 5 il Cus, chiama il suo secondo timeout del set Filippo Serra. Torna a giocare Pala Cus di Cagliari, continuano le finali territoriali sugli schermi di Diretta Sport, accordo anche per questa stagione con la FIPAP Cagliari, per raccontarvi il volley giovanile e non solo. Errore al servizio per Alessio Natteri dopo il secondo time out chiamato la panchina dell'Audax Sandalion, che torna a muovere il tabellone grazie a questo errore. Sono 4 per i punti da recuperare, diventano 3 perché il Cus sbaglia nella fase di ricezione sul servizio di Carboni. Qui è Piludu, i giocatori più cercati in fase d'attacco per schiacciare. Palla alzata per Pianta, Murato, altra possibilità per il Cus, ancora Pianta, mani del muro, che però fa in evasione. Punto numero 23 per il Cus Cagliari. E andrà Pianta al servizio adesso per la squadra di casa, Ace, del 24-19. Set point in arrivo per il Cus Cagliari. 5 a disposizione per andare sull'1-0. Primo annullato per l'errore al servizio proprio di Pianta. 24-20, ne restano però 4. Audax Sandalion non può più sbagliare in questo set. Attenzione al cambio però con l'ingresso di Filippo Murta, sbaglia numero 20 per il classe 2009, fuori Daniele Ogno, la maglia numero 1, e allora sarà proprio il numero 20 dover andare alla battuta adesso per la ripresa del gioco. Uno dei più giovani, giocatore dell'Audax, che va fuori e regala il primo set al Cus Cagliari, 25-20, 1-0 alla Pala Cus. Noi ci fermiamo, poi torniamo in diretta per il secondo set.
A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfert da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. CD Diretta Sport, siamo tornati al Palacus, secondo set della finale territoriale Pipav Cagliari Under 15 maschile tra il Cus Cagliari e l'Audax San Dalion. Il Cus sotto inizio primo set è riuscito poi a portarsi sull'1-0, 25-20 il parziale, la prima frazione. Sembrano novità negli starting six delle due squadre, anzi ci correggiamo perché in campo c'è Filippo Muta con la maglia numero 20 al posto di Daniele Ugno. Il resto ci sembra tutto confermato con Carboni, mentre c'è il primo punto della Cus sotto rete. Sono Carboni, Filudu, Amidele, Patteri e Paulis. Il numero 20, il Piludo in ricezione, palla mandata dall'altra parte, confermato invece lo starting six iniziale del Cus Cagliari, tornato in campo italiano che aveva lasciato spazio al suo coetaneo Stefano Magia. Errore per il Cus, il palo dall'altra parte, 1-1. Alessio Natteri, Michele Manca, Andrea Pianta, Mario Pusedo, Nicolò Vardu, Simone Italiano con il libero, Francesco Mameli, lo starting six per il Cus Cagliari che trova subito il 2-1. Continua a farsi sentire il palazzetto di Saducchessa. Qui buono il palleggio a due mani per mandare il pallone dall'altra parte di Marco Stefano Piludu, parità sul 2-2, primo set combattuto, giocato punto a punto. A lungo iniziale la stata dell'Audax dopo la rimonta del Cus, a lungo della squadra allenata da Luca Melis, che poi si è rivelato essere quello decisivo. Vediamo invece l'andamento di questo secondo set, l'attacco portato ancora da Piludu, murato, poi va garantito da Piludu, questo è il quarto tocco parte di Patteri, torna avanti il Cus, 3-2, tanti cambi punto in questo inizio secondo set, con il vantaggio sempre del Cus Cagliari, eccezione di Patteri, poi palla alzata da Paulis, direttamente sulla rete, tentativo di scacciata di Piludu, Cus che trova il primo più 2 di questo secondo set. Per italiano, out, col servizio,
4-3 allora. Anche il servizio di Francesco Patteri, 5-3, torna avanti il Gioicus. Teri alza il pallone, Mamidele sotto rete, Mameli, Manteri, tacco portato da Pianta, mani fuori. 3. Volta errore a servizio per Manca, 6-4. Anzi no, dentro l'attacco portato dal Cus, no, out, 6-5, brava fuori, poi non è alzato per l'attacco vincente di Pianta. Eccolo qui il settimo punto del Cus. Carboni, rete, non c'è stata, sì c'è stata la deviazione del muro, no, l'arbitro che oscura un po' la nostra visuale, abbiamo visto la rete muoversi, anche il muro del Cus però ha deviato questo pallone fuori da parte di Lorenzo Carboni. Dico Paulis invece al servizio adesso per l'Audax che prova a restare in scia del Cus. Paulis in ricezione, palla alzata, costretto ad attaccare dalla seconda linea Piludu. Pianta. Carboni, mano sinistra per mandare il pallone dall'altra parte. Per cui il Cus va praticamente, subisce appunto questo errore, fa punto da sola. 7-7. Paulis al servizio, palla alzata per il solito Pianta sotto rete, stavolta arriva il punto dell'Audax, torna avanti per la prima volta in questo secondo set. Il lungo parziale aperto da Paulis al servizio, palla alzata per il solito Pianta. Mamidele ancora a muro, poi lascia cadere a terra questo pallone nella sua metà campo, 8-8, punto che torna dall'altra parte dove c'è Alessio Nateri. Bagger crudo per mandare il pallone dall'altra parte, il solito attacco di Pianta dalla sinistra. L'Audax adesso con questo attacco, ricezione all'alzata per Carboni, la soluzione preferita dalla formazione nata da Filippo Serra per attaccare
Eccolo qui ancora Carboni, pallonetto a due mani, ben letto da Nateri, poi riesce a mandare il pallone dall'altra parte Italia con Filippo Murtas che non riesce a intervenire, torna avanti il Tours 9-8. Attesa perché sono da rivedere le rotazioni in casa Audax prima della ripresa al servizio il Tours Cagliari con Alessio Nateri. Arriva l'ok da parte del secondo arbitro Giovanni Piras, il primo è Alessio Angioni per riguardo a questa finale territoriale. Qui però il piede di Nateri sulla linea per la battuta. 9-9, l'infrazione commessa dal numero 3 del Tours. Midele al servizio, adesso per l'Audax. Andare con un bagger dall'altra parte Mameli, il pallone alzato per il solito Carboni. La manda sulla rete, 10-9. Il pallone alzato da Paulis va direttamente dall'altra parte, diventa praticamente un assist per Italiano, per sotto rete la manda subito dall'altra parte, 11-9. Time out chiamato da Filippo Serra, ne aveva chiamato due anche nel corso del primo set, non sono bastati per cambiare l'inerzia della sfida, vediamo se funzionerà adesso. Fanno il loro ritorno in campo dopo il timeout chiamato dalla panchina dell'Audax Sandaglio, sotto 11-9, ace pulito di Andrea Pianta per il 12-9 adesso. Pianta, stavolta buona la ricezione dell'Audax che porta l'attacco con Carboni, troppo lungo, troppo profondo, con un tiro di schiacciata, 13-9. Altro servizio per Andrea Pianta, classe 2008, il giocatore del Tours che sbaglia stavolta, 13-10. Lorenzo Carboni per il servizio dell'Audax Sandalion. Nateri alza il pallone per Michele Manca, gran schiacciata la sua, fa 14 come il suo numero di maglia per quanto riguarda i punti messi a referto dalla Tours Cagliari in questo secondo set. Tours Cagliari che fa anche la prima sostituzione di questo secondo set, fuori Bargiu, dentro Ludovico Pirina, la maglia numero 19, il classe 2006. Mirella la
dovesse uscire giustamente perché il servizio era out. 14-11. Errore di Mario Puceto in battuta. Adesso il turno di Filippo Murtas, entrato sul finale di primo set, battere il servizio che poi ha dato il punto decisivo alla corsa per andare sul 1-0, confermato invece nello starting six di questo secondo set. Altro punto per il Kurs e torna avanti di 4. Ha preso il posto di Onno. Carboni, all'alzata per Piludu, deviazione del muro, poi un colpo di testa da parte di Italiano, poi Piludu ci riprova ancora. Bagger di Mameli, qui bello tentativo di schiacciata da parte di Nasseri che non basta. Poi errore dell'Audax. 16-11, come è accaduto nel corso del primo set. No, gli era entrato Magia, adesso invece è entrato Pirina. Il subentrato fa il palleggiatore, mentre Nateri da palleggiatore diventa praticamente schiacciatore, uno dei più cercati in fase d'attacco. Qui invece non cambia il suo ruolo Piludu, lui a Carboni, i principali giocatori offensivi cercati da Pateri, il palleggiatore del Audax Sandaglio, che qui va a cercare ancora Piludu. Alla 17-11 per il Cus Cagliari. Vito Paulis prova a voler andare a chiedere qualcosa all'arbitro, in realtà si gioca. Attacco portato dal solito Michele Manca lì sulla sinistra. Finisce con il 18-11. Simone Italiano al servizio. No, il cambio. Stessa staffetta vista nel primo set. Posto, entra Stefano Magia. All'alzata per Piludu, ancora no. Era out, sì, ma con deviazione del muro. Ritrova il punto l'Audax 18-12. Cesco Pateri al servizio adesso per l'Audax Sandaglion, in difficoltà in questo secondo set anche per quanto riguarda il punteggio. Ci riprova Michele Manca, protagonista in questa fase di set per il Cus Cagliari. Un altro punto, un'altra schiacciata delle sue. E adesso va proprio lui al servizio. Bagger di Carboni, complica la vita l'Audax che con Piludu riesce ad andare il pallone dall'altra parte. Risoluzione di Mameli, il pallone alzato male da Stefano Magia, che commette anche un'infrazione di doppio tocco. 19-13. Marco Piludu al servizio. Ricezione con pianta che con un bagger manda il pallone dall'altra parte, per poco non trovava anche il punto. Poi Carboni, bagger dall'altra parte in due su questo pallone, poi alla fine Paulis con un bagger dall'altra parte. Vediamo se riesce a costruire un attacco migliore il Cus. Lo fa con il solito pianta, la risposta di Carboni, ma me li sbaglia in fase di ricezione su questo attacco di Carboni. 19-14.
prova a rientrare l'Audax Sandalion. Di Ludu pianta l'alzata di magia, impossibile per Pianta arrivarci, meglio ci arriva ma impossibile poi da lì rimandarla dall'altra parte. Sta rientrando l'Audax Sandalion, non si fida Luca Melis che chiama il suo primo tempo della partita. Aperto da l'Audax Sandalion con Marco Piludu al servizio, sotto anche di 6 sul 18-12 e sul 19-13. Qui vediamo se riesce nel miracolo l'Audax, impossibile arrivare su quest'altro pallone, il punto numero 20 allora per il CUS Cagliari. Dopo un paio di punti in fila messi dalla squadra avversaria, chiamato il timeout. È uscita molto bene dal timeout la squadra da Luca Melis, adesso con Ludovico Pirina, uno dei due volti nuovi per riguardo alle sostituzioni della CUS Cagliari. Nateri Murato da Carbone, 20-16. Enrico Paulis al servizio adesso. L'attacco di Nateri, Bagher molto vicino alla rete per Carbone. Fisicamente è quasi impossibile intervenire. 21-16. Chiama un altro timeout a Filippo Serra. Ci fermiamo anche noi. Pronto per la ripresa del gioco al Palacus di Cagliari, riprende con l'ace per il punto numero 22 della CUS che ha vinto il primo set 25-20, che adesso sta mettendo quasi con le spalle al muro i suoi avversari. Carboni, Teri alza in Bagher nuovamente per Carboni, attacca a due mani, poi sotto rete il CUS si salva, c'è l'attacco di Mamidele che interviene a muro, poi palla imprendibile per i compagni, i punti del CUS diventano 23. Carboni attacca, Bagher altissimo che tocca il soffitto della Palacus, 23-17.
Pelé a servizio adesso per l'Audax. Attacca a due mani Nateri, ma Mindele è messo un po' in difficoltà, può attaccare con Carboni, palla che passa però dall'esterno. 24-17, set point in arrivo per il CUS Cagliari. Out, tentativo di pianta, cercato l'ex per chiudere qui il set. Annullato il primo set point, restano però ancora 6 al CUS Cagliari. Ace di Carboni, 4-19, sì, set point diventano 5 quando set point annullato dall'Audax Sandalion. Bagger di Mameli, pallone alzato, si prova Nateri, Carboni la alza, deve mandarla dall'altra parte Murtas, altra possibilità per un attacco sotto rete da parte del CUS. Grandissimo salvataggio, no! Palla accompagnata, dicono gli arbitri, 25-19, il CUS va sul 2-0. Noi ci fermiamo ancora, poi torniamo in diretta per il terzo set che può essere già quello decisivo. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfert da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
Amici di Directa Sport, tutto pronto per l'inizio del terzo set, il CUS Cagliari per vincere la finale territoriale Under 15 maschile. L'Audax Sandalion per tenerla aperta, 25-20, 25-19 i parziali dei primi due set, sempre in favore della squadra di casa. Aveva iniziato male il primo set, poi alla fine è stata anche abbastanza padrona del campo la squadra allenata da Luca Melis. Attacco provato da Siludis, va con tanta potenza ma poca precisione. Il primo punto anche di questo terzo set è del CUS Cagliari. Pianta servizio bagger di Paulis che rimanda il pallone dall'altra parte, può attaccare Manca che tocca anche la rete, in ogni caso palla out, 1-1 per l'Audax. Adesso il servizio confermato, Filippo Murtas nello starting six con Patteri, arriva anche l'ace del numero 20. Dicevamo Filudo, Bamidele, Patteri, Carboni, Paulis con il Murtas. Starting six per l'Audax anche per questo terzo set. Il primo set aveva iniziato la partita 1, poi subentrato Murtas. Filudu, porto questo tentativo, un po' in controtempo. 2-2, adesso il punteggio, nuova parità. L'ace di Murtas, dall'altra parte Manca, Nateri, Pianta, Pugeddu, Vargiu e Italiano con il libero Mameli. Terzo punto dell'Audax nel frattempo che torna avanti. Lo starting six di coach Luca Melis. Nel corso del secondo set ha fatto entrare Ludovico Pirina e Stefano Magia. Magia è entrato anche nel primo set al posto di Italiano. Staffetta confermata qui. Punto numero 4 per l'Audax. Sul 4-2, adesso la squadra allenata da Filippo Serra. Grande salvataggio di Murtas, deve mandare il pallone però dall'altra parte l'Audax. Ci riesce l'alzata di Nateri per l'attacco sotto rete di Italiano. Poi Baggio sbaglia il tocco, punto numero 5 per l'Audax Sandalion. Dio positivo in questo terzo set per formazione di Filippo Serra. Rischia anche di trovare l'ace, lo trova l'ace. L'errore del CUS, 2-6. Attacco di Manca, l'ha messo giù benissimo, confermando uno dei migliori schiacciatori della partita, se non addirittura il migliore, numero 14, quando i calciatori gliel'alzano soprattutto lì a sinistra. Ma spesso appunto out il servizio di Italiano. Settimo punto per l'Audax. Thank you.
Terry, l'alzata in bagher sotto rete, Bamidele, muro e poi la può ritoccare. Carboni prova con la mano destra a cacciare la risposta di Manca, pallonetto, mani fuori dal muro. Ci avevano in qualche modo letto bene l'attacco dell'avversario. Sono però riusciti a prendere le giuste contromisure. Adesso proprio con un servizio di Michele Manca. Eccezione di Murtas, poi Carboni, out. Lascia passare Manca e fa bene. Quinto punto del Cusca, prova a rientrare. Dopo un avvio di terzo set molto simile al primo. Qui deviazione del nastro, palla che arriva comunque dall'altra parte, poi tolto un po' di sorpresa il Cusca. Palleggio che finisce direttamente nella metà campo, padrone di casa, punto numero 8 per l'Audax, Enrico Paulis al servizio per l'Audax Sandalion, out, 6-8. Battuta adesso per Nicolò Bargiu. Palla alzata per il solito Carboni. Tentativo d'attacco di pianta. Anche lui, come Manca, tra i protagonisti quando c'è da spiazzare per il Cuscagliari. Bargiu, errore al servizio, stavolta per il Cus. Torna avanti di due l'Audax Sandalion. Mendele alla battuta. Servizio a dimenticare quello di Emanuele Mavidele. Dice malissimo il pallone, fortissimo, tocca neanche la destra, questo è Nateri, bagher di Paulis, poi l'Audax poi in difficoltà in questa fase su questo pallone, 9-9. Il Cus riagguanta il pari. Nateri, servizio, Carboni con un bagher dall'altra parte, possibilità per costruire un buon attacco allora per il Cus con pianta, che diagonale, 10-9, torna avanti la squadra di casa. Nateri al servizio, Carboni, azione del muro, poi Nateri l'alza per pianta che deve andare in palleggio dall'altra parte, palla buona per Carboni che cerca questo diagonale, attento italiano, risposta di pianta che la mette giù molto bene, non riesce Mendele con il bagher a salvare. Adesso il Cus solo avanti, ne avanti di due. Carboni, palla alzata nuovamente per lui, deviazione del muro, poi italiano, ancora Patteri per Carboni, grande salvataggio di Manca, poi italiano in bagher che è molto lungo e crea qualche problema in fase di ricezione all'Audax, ci riprova pianta,
Attento lì, Pirudu, Patteri, alza ancora per Carboni, stavolta il pallonetto, la legge Mameli molto vicina alla rete, questa palla del libero del Cus. Non riesce a salvare il punto numero 10. Carboni pianta in ricezione, palla buona per Italiano, salvataggio dell'Audax con Murtas, quindecido su questo pallone. Alla fine lo colpisce ma lo manda da sotto la rete dall'altra parte. Ace 13-10. Più tre Cus. Ludo in ricezione, Patteri l'alza nuovamente per il 18 dell'Audax. Natteri a cercare il solito manca, pallonetto. Ancora Patteri in palleggio, ancora per Pirudu. Muro non riesce a salvare stavolta, 13-11. Punto numero 14. Adesso per il Cus che prova nuovamente sul più 3. Attenzione qui all'errore di Carboni che poi può rimediare con questo bagger aiutato da Bamidele, poi palla alzata per il solito manca. 15-11, altro grande attacco di Michele Manca. Paulis, Patteri con palleggio dall'altra parte, pianta, manca con un bagger, Murtas, Patteri la alza per Pirudu, Murato, 16-11, il più 5 adesso, il Cus Cagliari. Carboni in ricezione, la palla alzata per Patteri, un semplice palleggio dall'altra parte, il Cus arma la mano di Manca, Murato stavolta, no, non è Murato, palla sulla rete, quindi quarto tocco, 16-12. Patteri, servizio all'eccezione di pianta, l'attacco di Manca. Anche adesso diventa un punto per il Cus, quello numero 17. Murtas con Pirudu. Problema in fase di ricezione per l'Audax, ma comunque pone dall'altra parte. Grande alzata per Manca che si sta esaltando. 18-12. Che le manca, forse il migliore, veramente uno dei migliori in questa finale territoriale. Pipav Cagliari, cambio in casa Cus. Fuori Italiano, dentro Stefano Masia, solita staffetta tra il 58 e il 76. Che ha chiuso 25-20, 25-19 i primi due set a caccia del 3-0 per vincere questa
finale territoriale FIPAV Cagliari Under 15 maschile. Anche quest'anno tutte le finali FIPAV Cagliari giovanili e non solo sono in diretta su Directa Sport. Altro accordo a conferma di quello della scorsa stagione. Torneremo anche domani. Palla con i B di Cagliari, ve li racconteremo. Invece la finale territoriale Under 14 femminile, mentre il Cusco firma il punto numero 19 sull'errore in attacco dell'Audax. Out il servizio di Michele Manca, 19-14. Enrico Paulis, servizio un po' corto nella metà campo del Cusco e rischia di creare qualche problema. Poi alla fine riesce anche ad attaccare la formazione di casa. Qui il pallone alzato da Magia per Nateri e Carboni, così molto bene per il 19-15. Prova a rientrare l'Audax Sandalion. Questo scambio attenzione, pianta Mameli, poi alla fine Nateri riesce anche a schiacciare. Carboni risponde, pianta Mameli, bagger dall'altra parte, ci riprova Carboni, pallonetto a due mani, manca ad anticipare il suo libero, poi ci prova Nateri, va a lungo, non c'è deviazione, 19-16. Fa sentire, continua a farsi sentire il pubblico del Palacuzio qui negli impianti sportivi di Saducchessa. Fanno sentire entrambe le tifoserie, errore per il 19-17 che obbliga la chiamata del time out Luca Melis. Fermiamo anche noi. Provato a firmare il lungo decisivo il Cus Cagliari in questo terzo set che può essere già quello decisivo, visto che la squadra di casa aveva vinto i primi due 25-20, 25-19. Avanti sì 19-17, ma dopo una parziale del Audax era arrivato il time out. Qui in frazione il punto numero 20 per il Cus Cagliari. Filudo, capitano dell'Audax Sandalio, prova a chiedere qualche spiegazione all'arbitro Alessandro per questo fischio. Fine, si riprende a giocare con il servizio di Vargiu, attacco sotto rete portato da Fuseggio, poi l'Audax mette giù il punto numero 18, 20-18, ancora aperto questo terzo set. Pianta in ricezione, palla alzata nuovamente per Pianta,
21-18, torna avanti di 3 il Cus. In questo grande attacco di Andrea Pianta. Carboni, lungo. 22-18. Ok, il parziale dopo il timeout per prima, nel frattempo un altro timeout, diciamo parziale aperto dopo il timeout chiamato inizialmente dal Cus Cagliari. Adesso però lo deve chiamare Filippo Serra perché rischia partita di fuggire via. Chiamato da l'Audax Sandalion perché il Cus è a 3 punti dal vincere la partita. Servizio out. 22-19. L'Audax sul meno 3 con Carboni alla battuta adesso. Mameli, il bagger per Pianta, no, è molto lungo, colpisce addirittura il palo. 22-20. Ancora Carboni allora al servizio. Qui c'è l'ace. 22-21, l'Audax c'è dopo il timeout di Filippo Serra. Due servizi di Carboni. Il Cus che non è riuscito a rimandare il pallone dall'altra parte. Può riprovare il numero 23. Out. Molto vicino alla linea, ma fuori. Numero 23 per il Cus Cagliari. Con Andrea Pianta adesso al servizio. Combattuto fino alla fine. Questo terzo set, 23-22, l'errore di Pianta che riporta sul meno 1 l'Audax. Filippo Murtas alla battuta. Mameli in ricezione, il pallone è alzato per l'attacco sulla rete, quello di Materi. Parità quota 23. L'Audax ha completato la rimonta. Ancora Murtas all'alzata per manca Murato. Altro pallone alzato, palleggio per Masia, il tocco tocco. E adesso è addirittura avanti l'Audax con il primo set point della partita. Timeout obbligatorio per Luca Melis. Si torna a giocare con il Cus che annulla il set point dell'Audax. Si va d'oltranza, 24-24.
adesso ogni errore rischia di pesare tantissimo. Mario Puceddu al servizio, Filudu, palla alzata nuovamente per il numero 18, riesce a salvarsi il Cusk, non riesce però a costruire il buon attacco. Filudu 25-26 per l'Audax, che ritrova il set point. Patteri, al servizio, azione di Mameli, palla alzata, no, attacco al secondo tocco di Magia, l'errore invece in pallete di Mameli. Parità quota 25. Attenzione al cambio. In casa Puzza. Fuori Nicolò Vargiu. Dentro Ludovico Pirina. Sempre tocca a Stefano Magia. Dare al servizio. Errore al servizio, è terzo set point allora per l'Audax. Mameli, attenzione, pianta la deve mandare dall'altra parte, semplice bugger. Vediamo se riesce a costruire il buon attacco con Carboni, ovviamente si affida a lui. L'Audax Sandalion 25-27, riapre la finale la formazione nata da Filippo Serra con sofferenza, ma vince questo terzo set, va sul 2-1. Quarto set allora che rimanda il verdetto di questa finale. Noi ci rifermiamo prima di tornare in diretta. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfert da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. We'll be right back.
Amici di Directa Sport, siamo tornati in diretta a Palacus di Cagliari. Finale territoriale va al quarto set dopo il 25-20, il 25-19 del CUS nei primi due set. Nel terzo set squadra di casa non è riuscita a conservare l'ampio vantaggio costruito. Alla fine è andata ad oltranza, 25-27, dopo messa a palla trattenuta da parte del CUS, primo punto dell'Audax in questo quarto set. Dicevamo, non è riuscito il CUS Cagliari a conservare un vantaggio anche abbastanza importante di 6 lunghezze sull'Audax. Alla fine è rientrato, ha avuto 3 volte il set point, la gara stava giocando punto a punto, si era anche ad oltranza. Alla fine sono il 27-25, si è chiuso il terzo set. L'Audax inizia forte anche questo quarto set, perché se vuole alzare quella coppa è obbligata a vincere il terzo set ed eventualmente il tie break. Cagliari che rischia forse di essere un po' anche scottata dall'esito del quarto set, errore di Carboni per il primo punto. Una squadra allenata da Luca Melis che ha chiamato i timeout proprio nei momenti clou del terzo set, non sono bastati però ad evitare il 2-1. Pirudu, decisione, l'Audax ad attaccare su tutti questi palloni, manca sulla rete, 4-1. Pirina nello starting six iniziale del CUS per questo quarto set, fermato invece le scelte di Serra dal secondo set in poi. Un Murtas si sbaglia il servizio, ma Mimele, Pinudu, Patteri, Carboni e Paulis. Su Carboni, ma Mimele, altro bagger impossibile salvare quest'altro pallone. 4-3. Sempre rumoroso il pubblico di Saducesa, con un tifo ben bilanciato per le due squadre sul territorio del CUS, che è formalmente la squadra di casa della finale territoriale, che a prescindere da chi dovesse giocare sarebbe disputata qui a Saducesa. Poi il CUS è riuscito a guadagnare l'accesso alla finale, guadagnare il fattore campo, e qui guadagna anche il 4-4. Simone Italiano al servizio, più attenzione Midele, buono il bagger di Paulis, palla alzata per Manca, conferma le più grandi doti offensive, 5-4 CUS. Dall'altra parte da Paulis, coglie di sorpresa la difesa della CUS Cagliari, che chiede motivazioni sulle rotazioni. L'Audax Sandalion al servizio con Patteri. Ameli, Patteri la alza per Manca, Murato, poi in qualche modo Pirina, ancora Manca dall'altra parte, palla alzata troppo. Il
Fus torna avanti su 6-5. L'attacco portato da Pirudu, Mameli, buon il bagger, interviene Nateri, manda il pallone dall'altra parte, sotto rete, non perfetto Pirina, deve andare Mameli, bagger corto, sbatte addirittura sul nastro, può riattaccare Pirudu, grande ricezione di Italiano, poi il pallone è alzato, Nateri con un bagger in plus non riesce più ad attaccare, continua invece a farlo l'Audax, ecco, sì. 7-5. Oh, questo lungo scambio tra le due squadre. Vediamo, si gioca per il titolo provinciale di Cagliari. Categoria under 15 maschile. Tutte le finali territoriali della FIPAV Cagliari anche quest'anno sono su Directa Sport. Avevamo iniziato giovedì con finale under 19 maschile, lì aveva vinto decimo anno, messo 3-0 su la Vega Volley. Invece la finale under 15 maschile, domani torneremo con la finale under 14 femminile, 8-6, questo errore al servizio del CUS, frattempo il punteggio, conosciamo ancora i nomi delle finaliste della gara di domani, perché le semifinaliste sì. Sputeranno di mattina alle 18, saremo noi in diretta per raccontarvi l'ultimo atto dal Palacconi di Cagliari per quanto riguarda il torneo territoriale. Qui l'attacco portato da Carboni è dentro, schiacciata del numero 23. Lui è Pirudu, adesso va al servizio, tra i migliori dell'Audax. Il problema in fase di ricezione per il CUS, pianta, deve andare con un semplice bagger dall'altra parte, all'alzata per Carboni, la mette giù ancora, non bene di più, 8-8, altra parità. Ricezione ancora per il CUS Cagliari, che però si salva, l'attacco lo porta sempre Carboni, ma stavolta lo manda sulla rete, torna il servizio nella metà campo del CUS che torna anche avanti, 9-8. Carboni sbaglia in ricezione, più due CUS. Errore, altro punto per la squadra di casa, lo dico Pirina. Punto numero 12 per il CUS Cagliari, che cerca la fuga. Questa fase del set non si fida Filippo Serra, chiama il tema. Cerca la fuga il CUS dopo la prima rimonta del
l'Audax ha iniziato bene il set, con trazione nell'Audax, che aveva appena chiamato il timeout, giusto sul più 5. È iniziato bene il quarto set, l'aveva iniziato forte l'Audax al Sandario. Il plus era rientrato e aveva allungato il contro parziale ancora dell'Audax, e adesso nuovo allungo del plus. All'alzata per Pianta. Ora sul più 6 adesso. Squadra allenata da Luca Melis. E continua bordo campo a dare indicazioni ai suoi ragazzi, a incitarli per quel grande appuntamento, grande evento sportivo. Potrete anche rivivere numero 15, un ricordo che resterà sicuramente per sempre legato a questa finale territoriale, che resterà sempre a disposizione sul sito di Directa Sport, sul canale YouTube. E altro errore dell'Audax, che rischia di vedere scivolare via la partita, addirittura doppiata nel punteggio. Ecco la squadra di Filippo Serra, che aveva chiamato il timeout sul 12-8. Lì però sono arrivati altri 4 punti del Cusio Cagliari. Continua a macinare i punti. Attacco di Pianta. Carboni. Una spalla manca, non è riuscito a saltare questo pallone. Torna a muovere il tabellone l'Audax Sandalion. Adesso al servizio con Federico Paulis. Sotto di 7. Un set che l'Audax deve per forza vincere per andare al tie break, giocarsi poi l'ultima chance di un eventuale trofeo. Poi chi vince, lo ricordiamo, andrà alle fasi regionali. Altro punto per l'Audax, parziale, contro parziale di 2-0 adesso. Tutti a recuperare sono 6. Chi vince questa finale territoriale andrà alle fasi regionali, e anche tutte le finali regionali saranno trasmesse in diretta su Directa Sport, esattamente come l'anno scorso. Pianta qui, deviazione. Dell'Audax 17-10, un avanti di 7 il Cusio Cagliari. Nella finale di terzo set, quando terzo set sembrava indirizzato per la vittoria finale del Cusio, qui italiano mette giù il pallone del 18-10. Torna avanti di 8, contro parziale di 2-0 per il Cus Cagliari. L'Audax però ha dimostrato nel terzo set di non mollare mai. Dunque, non si dice in questi casi, non è finita finché non è finita. Il pallone alzato per Carboni, il bagger di Manca. Pianta, può attaccare lungo però il suo tentativo di schiacciata. 18-11, ben costruito comunque l'attacco del Cus. Mandele al servizio, di Bamidele, la lascia passare italiano, fa male stavolta. Bamidele azzecca il diagonale, prova l'ace e vale il meno 6.
per italiano, attacco a due mani, poi il pallone che tocca il soffitto della Palacusta. 19-12. Potenza pianta, ma sulla rete il servizio che vale il 13° punto dell'Audax Sandalion, sempre sul meno 6. Lorenzo Carboni al servizio, pianta in ricezione, Mameli l'alza per Manca, che quando può attaccare lì a sinistra è letale, lo è anche adesso, 20-13. Pugeddo al servizio per il Cuscagliari, Muntas in ricezione, palla alzata per Chiludu, mani fuori, stata deviazione da parte del muro del Cuscagliari. 20-14. Muntas Meli in ricezione, palla alzata per l'attacco di Italiano. La mette giù al centro della metà campo dell'Audax Sandalion e riporta sul più 7 di Cagliari. Sta ben conducendo questo quarto set, qui sotto rete finisce Ludovico Pirina, 22-14. Simone Italiano al servizio adesso per il CUS. Ludo Paulis la alza, Patteri vince il pareggio dall'altra parte. Buona la palazzata per Manca, invasione, 23-14. Dell'Audax. Simone Italiano, servizio Carboni, poi palla alzata per l'attacco di Patteri. Una volta il fisco arriva per un'infrazione commessa dall'Audax. 23-15. Francesco Patteri. Out! 24-15 e arrivano i match point per il Cuscagliari. Match point a disposizione per la squadra di casa. Bagger dall'altra parte di Paulis, può essere l'attacco decisivo di pianta. Sì, invasione, il Cuscagliari vince 25-15 il quarto set, si porta a casa il trofeo territoriale della FIPAF Cagliari, è campione provinciale under 15 maschile per il 2022. È stato un bello spettacolo di volley come sempre in queste finali territoriali, che continueremo a raccontarvi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Applausi però anche per l'Audax Sandalion, che si è portato a casa il terzo set, ha allungato la sfida al quarto set disputando una grande finale. Io ringrazio Francesco Assini per le immagini. Roberto Carta è tutto dal Palacus di Cagliari. L'appuntamento a domani con la finale under 15 femminile.